Sabato 26 e domenica 27 novembre le associazioni Madre Teresa Ravenna e Romania Amare organizzano 2 giorni di eventi per festeggiare insieme la festa di indipendenza dell'Albania che ricorre il 28 di novembre e la festa nazionale della Romania che ricorre invece il 1 dicembre. Un'importante occasione per le due comunità per rimarcare il grande rapporto di fratellanza e convivenza che le contraddistingue per far conoscere ai ravennati gli usi e costumi delle loro culture. Allora, il 1 dicembre in Romania si festeggia il giorno nazionale dell'unificazione. Nel 1918 la Transilvania e la Bessarabia si sono riuniti alla Moldavia, alla Romania. Quindi è questa la nostra grande, grandissima festa. E praticamente abbiamo deciso di festeggiare insieme con l'associazione romena, l'associazione Madre Teresa e la comunità albanese, vedendo un attimo le avvicinanze delle due date, della loro festa di nazionalità 1 di dicembre e la nostra festa di indipendenza di 28 novembre. Per noi è un giorno molto importante perché l'Albania, per chi conosce la sua storia, ha sempre passato il suo periodo per anni e anni e anni in guerra di difesa dei suoi territori, ma anche in difesa dei territori, nel caso dell'Impero Ottomano, dei territori europei. Allora a questo punto noi adesso ci troviamo in Europa, nelle terre per le quali abbiamo combattuto e festeggeremo insieme non solo con l'associazione rumena, ma la nostra festa è aperta anche alla comunità civile. Un'occasione per farvi conoscere, per far conoscere le vostre due comunità a tutta la città. In cosa consistono queste due giornate? Cosa avete organizzato? Ma consiste come festa, sono due attività. Uno il primo giorno che si farà una partita tra i ragazzi rumeni e i ragazzi albanesi, senza l'importanza del risultato se vince una squadra o l'altra squadra. E poi nel secondo giorno a Valtorto abbiamo organizzato la festa con dei canti, balli folcloristici albanesi e rumeni e un racconto delle storie più che altro della festa dei rumeni, festa della nazionalità e festa dell'indipendenza dell'Albania. L'obiettivo nostro è l'espressione di convivenza, di fratellanza non solo tra le due nazioni ma tra qualsiasi altra nazione e più che altro tra gli esseri umani, senza distinzione di colore, razza, etnie e tutt'altro. E stare insieme, visto che siamo qua alla casa insieme. Sì, stare insieme. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.